Ma che si è teletrasportato nell'immondizia? Ciao a tutti piccoli pazzi capitati per caso su questo canale. Io sono Oshi ed oggi siamo tornati con The Sandman. E credo proprio che sia il momento di finire sto gioco. Perché mi sa che dobbiamo soltanto combattere contro il Sandman, credo. Non ho idea di dove trovarlo, però va bene. È tutto buio. Ma va da sola? Ah, ok, sta proprio qua, ci stava aspettando. Mi dispiace se non ho portato video per tipo 2 settimane, ma ero malata, quindi non potevo registrare. E se sentite la mia voce un po' strana, è perché sono ancora malata. Ma dettagli. Sandman. Ciao, signor vecchino. È arrabbiato? O cosa? O si è soltanto imbarazzato a morte? Cosa? Mi sa che è imbarazzato a morte. Cos'è appena successo? Sembrava davvero arrabbiato. Ah, ok, no, era arrabbiato. È andato dall'unicorno, forse? Perché secondo me può essere arrabbiato perché gli abbiamo fregato la pietra e gli abbiamo dato all'unicorno. Beh, fa male. Cos'è che c'è che non va? Hai un bombolone gigante sulla testa. Intendo, non il tuo corno. il Sam mi ha picchiato e si è preso il gioiello rosa dopo che me l'hai dato e tutto. Ah, ok. Quindi, dove cavolo devo andare? Nixie non ci sta più. Nixie? Oi, Nixie? Non ci sta più. Non ci sta manco la fatina dei denti. Non c'è manco il nano. Cioè, ma quindi dove cavolo devo andare? Ninna-na, dove sei? Spiegami tu. Qualcosa c'era prima. Aiuto, aiuto. Cosa è successo? La statua è caduta, non posso muovermi. È pesante, è pesante. E quindi come... Ho qualcosa per aiutarlo, effettivamente. Posso aiutare con questo? Aspetta un secondo. L'alzo con questa stecca. Sarei fuori presto, ok? Ok, sbrigati, sbrigati. Ok. Ma mica adesso mi spara il fuoco addosso. Sono libero, grazie Sophie, grazie. Sei ferito? Sto bene, te ne devo una Sophie. Sei la mia salvatrice. Ti do questa cosa bella come ringraziamento per avermi aiutato. E cos'è? Cosa? Sono belli grandi per essere degli occhiali. Leggi, puoi leggere. Indossali e puoi leggere tutto. Sono del Sandman, ma la salvatrice Sophie può averli. Ok, delle lenti che traducono roba. Io me ne scappo da sta statua. Posso usare lo specchio per andare all'entrata, grazie. Ok. Credo di aver buggato la grafica. Sì, ho decisamente buggato la grafica. Ops. E beh, credo di sapere come sbuggarla. Ok, veniamo ste lenti. Indossali. Adoro! Oddio, adoro! Come creare la sabbia per far dormire? Bollire... Un secchio d'acqua con delle fiamme rosse. Grattare un frutto snora. Bollire il frutto la polvere di frutto snora e il Krygel fluido. E quando entrambi diventano blu, metti una coda di Cater Lizard, tipo larva di lucertola. Quando entrambe diventano gialle, butta dentro la sabbia che la macchina crea sabbia e poi premi il pulsante. Ok. Ok, fammi girare un po' e vedere se trovo qualcosa. Perché forse... Vuoi vedere che questo è il frutto snora? E questo è il frutto snora perché l'hanno tradotto in flora. Sembra corrispondere alla descrizione. Ok, prendi. Ok, allora praticamente mi devo girare tutte le stanze per creare sta polvere per dormire. Ok. Tu sei il liquido, giusto?
Questo deve essere il Krygel. Posso prendere un po' del suo liquido in questa bottiglia? Mi dispiace, ne prendo solo un po'. Povero! Scusa, ti ha fatto male? È meglio andarcene via. Ma ok, però, dai, praticamente devo soltanto girare per le stanze. C'è qualcosa qui? Memo, io non posso leggerlo. In realtà, dove stanno? Sì, posso. Che bello vedere i bambini che dormono bene. Non vorrei mai perdere la loro purezza e il loro cuore che ha fiducia. Voglio che questa stanza sia dedicata a quei bambini. I loro ritratti devono essere accompagnati dalle benedizioni, che possano le loro vite essere brillanti, che possano brillare nella luce del giorno e dormire pacificamente nel buio della notte. Ok. Una lucertola nera di qualche tipo. Sembra essere morta. Prendi, prendi, prendi. Posso tagliare la coda con questo pezzo di vetro? Le cose erano migliori di allora. Il mondo era piatto. Oh no, terrapiattisti, andate via, non è vero. Quindi il giorno era giorno ovunque, e dovunque c'era notte, era notte. La notte è diventata per tutti gli umani allo stesso tempo. Ma adesso cosa? Il mondo è rotondo, visto terrapiattisti go away. Quindi dovunque giorno, dall'altra parte viene la notte. E la notte è quando tutti possono dormire, ha smesso di essere. Ok. Ripete notte. E questa è la fiamma verde che la nota menzionava. Ok, quindi iniziamo a fare la polverina. Le anime umane sono estremamente belle e c'è del valore nell'estrarre ed esaminarle come dei gioielli. Quindi, una volta che la mia ricerca è conclusa, intendo ridarle ai loro proprietari. Ah, quindi era l'anima di Sophie, quella gemmina rosa. Ma quell'unicorno pensa che gliene darò qualcuna? So che ha le sue intenzioni crude per volere vedere i cuori umani. E se qualcuno fosse rotto, non ci sarebbe modo di ripararlo. Sta anche provando ad entrare. Che odio. Dovrò preparare delle trappole intorno alla casa. Non prenderei queste preziose anime. Oh, ok. Qui posso leggere qualcosa? No. Qui dentro era la macchina per... Cos'è sto buco? Perché c'è un buco anche qui? Vedi una scala. Sì, scendi. Ciao, signora Polvere. Oh, no, non ho sentito. Pulire, pulire, pulire sottoterra. Sto pulendo sottoterra visto che sono annoiato. Ok. Ok, che cos'è sta roba? Una chiave per qualche parte. Ok. 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 Fatto venire una cosa! Cos'è un appuntamento? Fata dei denti, Nixie, perché siete qui? Ehi, Sophie! Ci stavamo soltanto sedendo e prendendo un po' di tè. Ma non è la casa del Sandman. Potete entrare così? E perché tu non puoi entrare e andare così? La casa del Sandman è un posto per tutti dove incontrarsi. È confortevole e c'è anche del tè meraviglioso. Il tè con Nixie è un po' noioso. Ma non c'è il nano qui. Immagino che il tè sia buono abbastanza che possa tollerare questa. No! Questa vecchia strega acquatica, eh? Cosa? Nonnino senza denti, è lo stesso per te, non voglio bere tè con te. Soltanto che non ho scelta senza nessun uovo, po' prestante qua intorno. Ok. Ehi, finalmente un sorriso, Sophie. Molto più carina così, ok? Davvero? Oh sì, molto meglio che quel aspetto irritato che hai. Grazie. Le fate sembrano abbastanza impegnate col lavoro, ma da quel che ho sentito sembrate starvi divertendo. Sono abbastanza gelosa. Puoi scommetterci che è divertente. Denti rotti, certo, ma chi se ne frega. Oh, giusta.
Io visito il mondo umano a volte, ma questo mondo è il chiaro vincitore per il divertimento. Ok. Perché non te ne stai qui? Non ti divertirai molto se vai indietro, no? Beh, buona fortuna a te, Sophie. Noi staremo qua a guardare come vanno le cose. Spero che vadano come vuoi te. Ok, papà. C'è qualcosa qui? C'è la statua. Questa qui sembra chiusa. Posso usare la mia chiave? Sì, posso usare la chiave. Let's go. Questa cos'è? Un bottone. Ah, ok, questa qui è la macchina per fare la polvere. Cosa? I guanti di pelle, ok. Posso. Ah, posso tirare il frutto snora qui. Ok, vai. Come lo trito? Lo devo mettere io? Che devo fare? Sì. Ok. Quanto casino fa sto macinino? Oh, fiamme rosse. Troppo calda da trasportare. Come posso portarle lì? Ah, quindi forse devo portare al pentolone. Oh, i guanti. Posso prenderli? Posso portare la candela. Ok, vai, vai, vai. Anche se la fiamma non è calda per niente. Posso portare direttamente la fiamma. Oh, ok. Qui che devo portarla? Ok. Quindi adesso che devo fare? Ah, devo andare così. È pieno d'acqua. Ok, sto bollendo l'acqua. Cosa devo fare? Oh. Ok. Cosa dovevo metterci? Ho già dimenticato. Credo fosse prima. Qui, questa giusto. Ok, provo. Era blu, giusto. Sono riuscita. Come lo porto in quella macchina? Non c'è nulla. Ok, ho paura. Come lo devo portare? C'è qualcosa. Sta ciotolina? Sì, c'è la ciotolina. Forse posso portarla per portare. Sì, prendila, 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 prendila. Vai, 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 vai. Posso usarla? La ciotolina? Credo di aver fatto tutto giusto, altrimenti non me l'avrebbe dato giusto. Ah, l'ho messo direttamente nella macchina. Ma non dovevo prima. Credo sia l'unica cosa che posso fare. Premere il bottone. La polvere, ma non c'era qualcosa da fare anche con la fiamma verde lì? Ok, e questa è la cosa. Oh, l'ho messa direttamente nel sacco. Ok, prendo pure questa qui con i guanti. Che devo farci? Forse posso portarla con questi guanti. Sì, ma perché? Oh, ok. Dove devo andare? Prova ad andare nel corridoio lungo perché c'è tipo sta porta che è bloccata. Qui posso andare? No. Dove cavolo devo andare? No, non voglio andare qua. Mi dispiace dirlo, però sta stanza mi porta brutti ricordi. Non so dove devo andare onestamente. Tipo, dove devo andare? Qui c'è tipo una fornace, la metto qui dentro. No, eh. Sto posto cos'è? Ma volevo soltanto interagire con i candelabri chiusi. Ero. What? Ok. Ok, un dipinto. Cos'è questo? Sembra un diario. Il diario del Sandman. Yeah. Leggi, 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 leggi. Sono curiosa. Oh, sono così assonnato. Sono così assonnato che non ce la faccio più. Quanti secoli sono passati senza che dormissi? Prima, quando il mondo era piatto, quando cadeva la notte sempre
allo stesso tempo, potevo semplicemente lavorare la notte e dormire durante il giorno. Ero così felice col mio lavoro allora. Ma adesso che il mondo è tondo, è notte ovunque, e dovunque c'è il giorno, è sempre notte dall'altra parte, per un mondo dove la notte cade continuamente, io non riesco a dormire. Perché se dormo, allora gli umani non dormono. Mi sento così. Mi sento benedetto quando posso guardare gli umani che dormono in pace, ma non posso più godermelo. Se soltanto potessi avere anche soltanto un secondo per avere un sonno felice così pure io. Ne ho abbastanza, sono così stanco, sono così assonnato, non ce la faccio. Ho creato una macchina per fermare il tempo. Fermerò il tempo nel mondo umano e li metterò tutti quanti a dormire. Per sempre, sì, ma solo per un po'. Solo per un po'. Quante migliaia di anni passeranno per sto solo un po'? Ho completato la sabbia del sonno eterno. Ho fermato il tempo e l'ho gettata un po' nel mondo umano. La maggior parte di loro sono caduti addormentati, ma non sembra che tutti abbiano fatto. Quelli che non stavano bene, con la rabbia, con la disperazione. Che tristezza essere incapaci di dormire. Creerò una ninna nanna per loro. Creerò una ninna nanna per il loro bene. Per il sonno eterno che meritano. Gli ripulirò tutto il loro rammarico. La loro pena, tutto quel che cavolo volete. Gli umani hanno il diritto di essere felici quando dormono. Quell'idiota di un unicorno ha portato un visitore nel nostro mondo, Sophie Grandler. La ragazza col sorriso che sembra quello della dea del sole. Cosa? È una di quegli esseri umani che non riesce a dormire. Anche la ninna nanna di mia creazione è stata inefficace. Devo mandarla nel dolce mondo dei sogni presto. È la mia missione. Ok. Sam, perché si sei tolta gli occhiali nera? Cos'è questo? Ninna! Perché un'altra faccia, mo? Oh, sei arrivata fin qui, Sophie. Ciao. Sei tu, Ninna? Che cacchio ti è successo? Non c'è più bisogno di stare in quella forma. Ovviamente, sono soltanto una ninna nanna, quindi non c'ho nessuna forma. Sembra che sia successo qualcosa a te, Sophie. Mi stavi fissando prima, ma adesso hai uno sguardo molto più dolce, molto più gentile. Beh, perché sembravi David. Mi odi adesso? No, no. Questo no era un po' strano. E che mi dici di David? Come dovrei saperlo? Come dovresti saperlo? E il mio modello ha glitchato malissimo. Ninna, quindi. Anche il Sandman aveva problemi e non riusciva a dormire. Giusto. È così serio. Non sa quando prendersi una pausa. Ed è questo che ci ha portato alla situazione attuale. Ah, oh, povera Sophie. Mi sento così male per lui. Quanto deve essere stato difficile. Non riuscire a dormire per centinaia di anni per colpa degli umani. Le fate lavorano duro. Quindi il Sandman non ha mai potuto dormire. È dovuto restare in piedi e continuare a lavorare. Ninna, che dovrei fare? Che ne so. Sta a te, Sophie. No! Non so che cavolo fare più. E se no, che cavolo te chiedeva a fare consigli a te? Non voglio dormire per sempre, ma se lo fermo, poi lui non può dormire. E sarebbe ancora a soffrire. Ascolta, Sophie. Tua madre non te l'ha sempre detto? Fa quello che cavolo ti pare. So cosa vuoi in fondo al tuo cuore. Ma devi realizzarlo da te. Cosa vuoi? Io devo fermare il Sandman, ma. Il Sandman era nel corridoio lungo prima. Valla a incontrare. Penso che sia finita, Sophie. Pensa a quello che vuoi fare. Ok. Quello che voglio fa è salvare! E poi warparmi al corridoio. Andiamo. Ah, c'è proprio una nota. Una lettera. Allora, posso leggere così. È proprio per noi! Cara signorina Grandler, immagino stia bene.
Anche se ci siamo incontrati un sacco di volte, sfortunatamente sembra che siamo incapaci di capirci l'un l'altro. Ho preparato una speciale sabbia per dormire per te. Di certo, con questa polvere pure tu puoi riposare. Ti aspetto in cima al castello, spero che non scappi via. Le scale sono molto vecchie, piene di buchini, quindi per favore state attenta a non farti male, cara. Il Sandman. Ok. Sandman. Quindi devo salire per le scale. Veramente sono piene di buchi. Ok. Sono morta? Lo credevo, cicatrice davvero d'oro! Ok, ma non erano manco tanto lunghe. Ok. Salve, signor Sandman. Salve. Sandman. È difficile non essere capaci di dormire, giusto? Lo capisco. Sto soffrendo allo stesso modo. Davvero, vorrei anch'io dormire. Ho immaginato come sarebbe bello poter dimenticarsi tutte le cose brutte e dormire. Ma non voglio dormire per sempre. Voglio svegliarmi, anche se potrebbe essere un brutto giorno. Mi dispiace che non possa capire, Sandman, ma questa è l'unica cosa che posso fare. Non mi dire che è davvero una battaglia stile RPG. Ah, è davvero una battaglia stile RPG. Ok. Ho tipo 70 mentre lui ha 80, oddio. Aia! Come cacchio si fa sta cosa? Non so come cacchio si fa. Ok, mi sta facendo male però. Ok, mi ha ammazzato. Come si fa questa cosa? Funziona a distanza! Raga, perché le battaglie in sti giochi sono così strane? Ok, non funziona a distanza, ma allora come cacchio lo devo colpire? Ok, lo sto colpendo in realtà, lo sto colpendo. Ok, basta che mi metto tipo. Ok, mi ha colpito da me. Aspetta, ma effettivamente io non ho la polverina magica per far dormire persone pure io. Cioè, effettivamente posso usare quella. Aia! Mi vuole far dormire per forza sto vecchietto del popò. Ok. Madonna. Ma sta morendo! Aspetta. Ti posso far dormire io? Ti posso far dormire io? Ok. Buonanotte. Ciao. Oh, l'ho fatto addormentare. Ma non la potevo usare fin da subito, mi sa di no, però. Buonanotte, Sandman. Ma che cavolo! Non devi sopportarlo più. Fatti un bel riposo. Buonanotte. Ciao, Luna e Nana Sophie. Ciao. Hai messo il Sandman a Nanna? Sì. Non potevo ammazzarlo. Ha fatto così tanto per gli esseri umani. Ah, quindi comunque l'avrei potuto ammazzare. Voleva soltanto dormire. Ok. Quanto a lungo dormirà? E chi lo sa? È stato sveglio per un sacco di anni, centinaia. Forse dormirà pure per centinaia. Che succede, Sophie? Forse è stato tutto quello sforzo. Ma mi sento davvero sonnata. Buonanotte, Sophie. Ninna nanna, ninna oh. Non va bene. Sono troppo stanca. Se mi addormento adesso, non potrò risvegliare tutti. Tutti gli esseri umani dormiranno nel loro sonno? Ma non credo. No, non moriranno. Il tempo si è fermato per loro. Continueranno soltanto a dormire. Va bene. Se non riesco a svegliarmi, non riuscirò le cose cattive. Tornerò da Regan e dirò a Nen un paio di cose. E papà mi scuserò con lui. E poi io proverò ad essere amica con David. Sono triste che non gli ho mai detto, ma adesso possiamo essere amici. Voglio soltanto divertirmi con lui. Ok? Mi chiedo se David mi pensa come un'amica. E certo. Dovresti saperlo con te quanto è un bravo ragazzo, no? C'è così tanto che voglio fare.
Voglio pensare a domani, ma sono troppo assonnata per stare in piedi. Dormi, dormi, soffettina. Ah, cos'è questa? La mamma adesso? Ha preso forma della mamma? Shh, silenzio, cara. Non un'altra parola. Non c'è niente di cui preoccuparsi. Non devi aver paura. Non ci sono mostri nell'armadio. Sono proprio qua. Hai detto le tue preghiere prima di dormire? Ma non te l'ho sentita ancora. Sophie, dillo per me. Ok. Buonanotte, mamma. Bye bye. Oh, cucciola. Buonanotte. Ciao ciao. E ninna nanna è andato via. Addio, ninna nanna. E si è svegliato il Sandman. Yeah. Oh, lo sta portando di nuovo nel mondo umano. L'ha portata nella camera, che ha fatto? Ma che si è teletrasportato nell'immondizia? Vabbè, buonanotte. Mi sa che sta svegliando la gente adesso, credo. Ok. Ciao, signor Sandman, con gli occhi a palla. Non ha più il rosso negli occhi, vuol dire che si è riposato bene. Che mi sa che vuol dire che tutta sta storia di tutto sto gioco è stata pressoché inutile. Perché se il Sandman avesse messo tutti quanti a riposo e tutti quanti si fossero messi a dormire, si sarebbe fatto il suo pisolino pure di un migliaio di anni, si sarebbe svegliato tutti quanti svegli appresso a lui. Invece no, facciamo una storia intera, un casino intero. Rischiamo di ammazzare un povero vecchietto per fare che cosa? Boh. Mattina. Sono tornata. Direi tesoro, è stato tutto un sogno? Salve, signor padre! Papà? Ma non stavi a lavoro? Buongiorno, Sophie. Stavo lavorando, ma mi sono addormentato, sono appena tornato. Ok. Aspetta, Sophie, c'è qualcosa che mi vuoi dire? Cos'è stata quella chiamata dalla scuola? Non mi hanno. La sorella Mary non mi ha mai chiamato prima. Che cosa diavolo è successo? Non hai fatto niente di male, giusto? Non lo so. Cosa intendi? Non lo sai? Ascolta, Sofì, ho detto che non lo so! Non ho fatto niente di male! Perché sei stato chiamato? Pensaci! Ma non è che tu lo sai! È giusto, non lo saprai! Perché non mi presti mai attenzione? Solo lavoro, 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 non spendi mai tempo con me. Quando è stata l'ultima volta che abbiamo mangiato insieme? Quando mi hai detto per l'ultima volta buonanotte o buongiorno? Poco fa ti ha detto buona mattina, Sophie. Non l'hai mai fatto per me. Boh, l'ha fatto, tesoro! Non contraddirti! Non sono una brava bambina. Perché il mio egoismo ti ha fatto sforzare di nuovo. Sophie. Ciao ciao. Ma non si doveva scusare col padre. Invece ci ha litigato. Oh no, non va bene, Sophie. I tuoi capelli sono tutti rossi. Hai colpito la testa. Stai sanguinando. Oh, giusto. Sono tanto il colore di solito. Che sciocca. Cioè, a me non mi fa ridere onestamente sta battuta. La tua casa è costruita su una collina o cosa, Regan? Eh? Guarda quei capelli. È come se avessi avuto un tornado. Se fossi finita in un tornado e il tornado avesse vinto. Ma se vivi su una cima ventosa, allora potrebbe spiegare un paio di cose. Tipo, quanto cavolo sei sgonfiata. Che cavolo state ridendo voi? Che ti è preso? Cosa mi è preso? Io sono quella che ti fai sempre burla di fronte a tutti. Sei sempre stata la Reagan che era una piagnona. Tu. Cosa? Ehi, fermatevi voi due. Che cacchio è successo? Che cavolo? Che cacchio sta succedendo qua? Signorina Grande, signorina Blumberg. Se voi venite alla mia stanza in questo istante, prima dei Grandler. E perché? E primi io sono la brava ragazzina. Se
Ho smesso di essere il tuo sacco da box, ok? Se ti prendi gioco di me, me la ripaghi per un centinaio di volte. E nessuno si prende gioco dei capelli rossi di mamma. Ho deciso di aggiustarmi i miei problemi da sola. Farò ciò che posso per le cose che non mi piacciono. Perché non fai lo stesso? Se giuri di non bullizzarmi mai più, allora ne parliamo. Come vecchi tempi. Adoro che questo discorso dovrebbe essere pieno di orgoglio, tutta bella, tranquilla. Ma in realtà a me più che un discorso da persona orgogliosa che ha risolto i miei problemi, mi pare il discorso di una disperata. Mi dispiace da dirlo. Sofì, perché l'hai fatto? Perché sei stata così cattiva con Regan? Arti. Lei è cattiva. E te ne frega, eh? Io sono quella che viene presa in giro. A me importa, Sophie. Allora perché guardi e basta? Hai detto che sei preoccupata, ma te ne sei stata zitta. Eri soltanto lieta che significasse che tu non eri un obiettivo, no? No, io volevo aiutare, ma. Bugiarda, di la verità e basta. Dillo che sei troppo spaventata. Ma lei aveva paura, scusa. Sophie, mi dispiace. Sono io che ti ho detto che stavo bene e che non ti dovevi preoccupare. Io davvero volevo qualcuno che aiutasse, ma ho resistito così che non ti preoccupassi. Pensavo che non avresti voluto essere mia amica. Quindi ero io la bugiarda. Ma non lo farò più. Non lascerò che Regan abbia la meglio su di me. Le manderò degli insulti indietro e risponderò se vuole combattere. Ok. Potrà non piacerti, ma se va bene con te, mi piacerebbe restare amiche. Sono delusa da te, signorina Grande. A picchiarsi in mezzo alla classe. Come giovane donna dovrebbe essere imbarazzata. Anche se non so cosa è successo io stessa, un simile comportamento violento non le si addice. È come farebbe un ragazzino. Ebbene, non è una ragazzina lei. Si ricorda il passaggio di Giobbe del mio sermone? Sopportare la sofferenza alza il nostro merito e il lavoro duro è la ragione per noi di farci forza. Io non sono la santa. E come mai? Posso sorridere e sopportare, ma significa che verrò ripagata? Avere del merito in più? Sono presupposta di dover soltanto sopportare per questo? E nemmeno! Che vada al diavolo sopportare cose brutte per essere chiamato un santo. E non voglio essere una santa, voglio soltanto essere umana. Ed è molto più importante per me essere capace di dormire la notte che fare tutto quello che posso giorno giorno. E dormire guardando verso domani. Mi sta rispondendo, signorina Grandler. Pensa che comportarsi come una ragazzina, come pare, le sia giusto? Pensa che Dio approverebbe? E perché non posso essere una bambina? Cos'era? Il regno dei cieli appartiene alle creature come queste? Oh, non faccia questi discorsi con me. Ciò che sto dicendo è che il suo comportamento è. Ma pure tu tesoro, se non ascolti il tuo comportamento identico. Non mi interessa se a Dio non importa di me. Perché fin da quando ero piccola ho sempre avuto qualcuno che mi osservava. Dirò a suo padre di questo. Potrà essere impegnato col lavoro, ma non è qualcosa che può soprassedere. Avrò una bella chiacchierata con lui. Faccia quello che le pare, sorella. Ma non sarà disponibile oggi. Ho degli importanti affari da discutere con lui. Adoro. Signorina Grandler, papà, non sei andata a lavorare? Mi sono preso il giorno libero. Capisco. Sophie, mi dispiace per non aver realizzato come ti sentivi. Io pensavo mi odiassi. Adesso sei alla scuola superiore e volevo starti vicino, ma pensavo che ti avrebbe infastidito. Sono impegnato al lavoro, è vero,
Ma mi sono autoconvinto che se continuavo a lavorare saresti potuto essere felice. Ma immagino di aver avuto torto. Non sapevo come ti sentivi sola. Mi dispiace davvero, Sophie. Puoi perdonare il tuo papà? Io pregherò per i giorni in cui posso. Sophie. Eccola là. Mi dispiace per le cose brutte che ho fatto. Ti voglio bene, papà. Avevo paura di dormire in una casa vuota e mi preoccupavo per le cose che stavi nascondendo nell'armadio, come quando... che si stavano nascondendo nell'armadio, come quando ero una bambina piccola. Non voglio stare sola, papà, resta con me. Ma certo, Sophie, tu sei la mia preziosa figlioletta. Oggi è la fine di una lunga guerra fredda tra di noi. Che ne dici se andiamo a mangiare qualcosa, Sophie? Scusa, papà, trattieni quel pensiero, c'è un altro posto dove devo andare. Ma come? Ma come? Oh, dannazione. Cosa farai? Mi sono addormentato guardando la TV in casa tua, quindi il mio collo è davvero... L'ho distrutto. Non c'è dubbio che il tuo collo sembrava storto. No, povero, non gli ricordare il scorso gioco. David. Ehi, Sophie, è un sacco di tempo che non ci vediamo. Oh, giusto, dovrei presentarvi. Questa è Shirley, la mia futura sposa. È un piacere incontrarti, Sophie. Ho sentito parlare di te da David. Ciao, Shirley, è un piacere conoscerti. Sembri bella felice. È successo qualcosa di bello? Beh, c'è un sacco di cui voglio parlare. È successo un sacco di cose. E un sacco è cambiato con Anne, Regan, papà. E anche il Sandman. Il Sandman. Mi sembra di aver sentito qualcosa del genere. Cos'era? È una fata, David. Una fata del sonno. E usa la sua polvere per mettere la gente a dormire. Beh, sembra molto divertente, Sophie. Stiamo andando a cenare. Vuoi venire pure te? Puoi parlarne pure con me. Certo, suona meraviglioso. Certo, andiamo. Proprio tranquillamente. Ok, dai, adesso è più felice. Ah, ci ha fatto proprio il simboletto. Ok, andiamo. Victory, che l'ha fatto a noi o al Sandman? Cos'è questo? Lo sguardo del Sandman? Non dire che sta davvero guardando al... Ma non ci credo. Quindi questo pone fine alla storia del Sandman. Inventata? Ovviamente no. Te la ricordi, vero? Pensavi di star dormendo e ricordavi una notte che sembrava come un'eternità. Quella notte era la notte in cui hai dormito mentre il Sandman ha fermato il tempo. E adesso chiudi i tuoi piccoli occhi. E ti racconto un'altra storia domani. Ok, chiudo, 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 chiudo. Non riesco a chiudere. Ok, ho chiuso. Buonanotte, mia cara. Buonanotte, però è mattina presto quando sto registrando, quindi... Oh, finale felice 1. Non stare sveglia troppo tardi. Ok. Ma quindi, quali sono gli altri finali? Io adesso ho paura perché questo qui è durato un'eternità, sto registrando da più di un'ora e i miei vicini continuano a far chiasso. Però raga, come al solito vi farò un video un po' più corto con tutti gli altri finali. L'importante è che siamo riusciti a raggiungere il finale per bene e sono contenta che sia il finale felice stavolta. Poi farò un video con gli altri finali se ci sono contenuti extra, vediamo. Nel frattempo io vi ringrazio per essere stati con me. E spero che effettivamente questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo prestissim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 o. Provo questo video con gli altri finali a postarlo martedì, non ne sono sicura, forse uscirà anche questo qui sabato, forse sostituirà il giovedì il video di Speedbait, così ne metto... Cioè, potrei sostituire. Non lo so, ok? Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Sono confusa io stessa. Che non è una cosa strana per me. E forse si capirà, ma in realtà non è che sia totalmente confusa, è semplicemente che stavo aspettando che i titoli di coda finissero.
Perché sembro arrabbiato? Io non lo so, ma ok. Fine! Yeah! Congratulazioni per aver battuto il Sandman! E grazie per aver giocato! A quelli che hanno giocato The Crooked Man avete anche degli ringraziamenti in più. Ok. Questo gioco è diverso in ogni modo dal suo predecessore e mi dispiace per quelli che si aspettavano una storia tipo quella del Crooked Man. Ma stavo pianificando questa fin dall'inizio dell'ultimo gioco e sono davvero lieto di averla finita. Il qualcosa uomo serie ha attualmente 4 giochi e la storia e il tipo di ambiente cambiano dipendendo dall'uomo. Quindi spero che le persone proveranno anche le altre entrate. E di nuovo congratulazioni e grazie per aver giocato. Ok, questo soletto porta a uno scenario bonus dove potete vedere la storia da una prospettiva differente. Battetelo per avere alcuni extra, tipo delle biografie dei personaggi. Dovrebbe essere tipo un'ora per passarci ed è raccomandato per quelli che vogliono sapere il plot. Ok. Questo è molto interessante, quindi ci sarà qualche altro gameplay, perché io lo voglio fare questo, cara. Io lo voglio fare. Quindi io spero davvero che siate rimasti fin qui per sapere quanto altro contenuto c'è in questo gioco. Rifarò gli altri finali e farò questo scenario bonus. Non so se farò prima questo scenario bonus arrivato a questo punto o prima gli altri finali, ma io spero vivamente che questo video sia piaciuto e di rivedervi presto al prossimo video. Bye bye!